Allora Federico, guarda, fino adesso hai fatto una figura di poco. Allora comincia a scrivere y uguale x e y uguale un terzo x più 3. Allora una sarà la retta A e l'altra sarà la retta B. Allora, vediamo cosa combini. Ma ti pare possibile? Allora, guarda, per x uguale a 0, da dove possiamo partire? Partiremo da qui, giusto? E verrà fuori almeno una cosa del genere. Allora, oggi proprio non è giornata, è meglio che tu vada al posto e ci sentiamo domani. Grafici, equazioni, non mi serviranno mai. Dai, tranquillo, oggi pomeriggio ci troviamo insieme in biblioteca, così ti aiuto a studiare, ti va? Solo perché sei tu. Che fai? No. E dai, smettila. Scusa. Allora, impara questa definizione. Due equazioni si dicono equivalenti se hanno le stesse soluzioni. Ehi, ma mi stai ascoltando? Certo. E cosa ho detto allora? Quando? Senti, io sono stufa. La professoressa ti ha dato un'altra possibilità. E tu sei qua a far cosa? Qual è la risposta? Dimmela tu, vediamo se la sai. Senti, io sono stufa. No, dai, stai. Scusa. Che sta roba è una palla. Cosa servirà mai un grafico? Un'equazione. Scemo, si dice grafico, non grafico. Sì, quello che è. Hai sentita questa? No, e nemmeno la voglio sentire. Ma stavi ascoltando l'iPod? Di sottofondo. Ma come facevi a tenerlo nascosto? Come a scuola. Ti insegno se vuoi. No, grazie. E dai, sta roba non serve. Vado al classico io. Ma cosa ti serve il computer adesso? Se dobbiamo fare disegni e schemi, facciamoli fare al computer, no? Ok, allora vai su Google, scrivi equazione. Con quante z? Non sai come si scrive equazione. Vuoi fare il classico e non sai come si scrive equazione? Con quante z so tutto io? Una. Cos'è sta roba? Ma dove sei? Federico, Cristina, ma cosa sono quelle facce? Come se non aveste mai visto una simulazione virtuale. Ma è uno scherzo o una nuova trovata pubblicitaria? Ma no, condividiamo esperienze, luoghi e anche incontri nel mondo del lavoro. A proposito di mondo del lavoro, ci puoi spiegare che cosa ci serviranno tutte quelle teorie matematiche, scientifiche che ci fanno studiare a memoria a scuola? Che tanto poi troviamo sempre in internet. Tu mi stai dicendo che non sai cosa serve studiare per poi entrare nel mondo del lavoro? Sì, e francamente studio soltanto perché sono costretto. E poi comunque non so niente del mondo del lavoro. Ecco, lo sapevo. Ma voi, alla fine, come farete a scegliere la vostra scuola nel futuro? Vogliamo parlarne? Sì, io ti ascolto. Noi abbiamo bisogno, innanzitutto, di persone che credono in loro stesse. Persone che pensino e persone che siano in grado di condividere obiettivi comuni. Proprio così è nato il miracolo del Nord-Est. Vogliamo vedere? Che? Sì.